questa era bruna, ma le statue greche venivano portate dopo date a un pittore che dipingeva le labbra, alle volte dipingevano i capelli di riserva, quindi lo trasformavano un po' per adeguarlo un po' a quelli che erano i costumi. E il concetto del biondo aveva un concetto quasi di fascio, perché erano tutti bruni. E lei dice, ma io sono bruno perché mi chiamo biondo. Ecco, diciamo un po' l'aspetto di questo, anche per interrompere un po', no. È un percorso. Adesso noi passiamo nella pittura, perché Botticelli si rifà lo stesso, questa figura sinuosa, questa figura un po' fuori centro, fuori del baricentro, viene ripresa anche da Botticelli. Se vedete questa figura qua, estremamente complessa, razionale, filosofica, non è la tavola che si può dire che rappresenta il paesaggio e altre cose. E abbiamo l'inganno che è al centro, questo è l'inganno che lo stanno preparando, e che cosa portano? Portano questo foro di aloe che è l'accusato, e più in là c'è il rimorso a un certo punto, perché insomma per arrivare alla verità occorre un elemento che ti fa scattare, che ti porta via da quella situazione. Ma a noi non ci interessava un'altra cosa, ci interessava per la, questa è la figura della verità che guarda in alto, perché dice ci dobbiamo staccare da questo elemento. A noi ci interessava anche per un altro motivo, perché questa figura di Prassivere si diffonde a tal punto che viene studiata, e anche vedi, questa figura sinuosa ha fatto scuola rispetto a Figlia, rispetto a Policleto, rispetto per esempio il discorso di Nero e gli altri, che erano impostati in un modo così coerente, così statici, anche se riprendevano elementi di movimento, rispetto a Prassivere, che ha avuto questa idea nuova, d'altronde era un genio, cioè qualche cosa di nuovo. Vediamo il particolare, abbiamo solo un particolare, proprio per mettere in evidenza il rimorso e la verità. Importante la figura, e questa figura nemmeno a farla apposta riprende quel concetto quasi che anche Botticelli porta avanti. Non è che si sta coprendo la verità, perché la verità non si dovrebbe coprire, quasi un altro ammonimento di quello che diceva Prassivere, non cadiamo in questo elemento, di confondere la figura femminile, il suo talento, il suo genio via di secoli per un aspetto diciamo materiale. Questo voleva dire sia Prassivere che lo stesso concetto viene ripreso da Botticelli. E noi dicevamo il tabù sessuale, infatti ci siamo avvicinati un po' per Prassivere e Botticelli, non è che scherzavano tanto su questi problemi. E adesso, siccome noi stiamo a fare questo percorso, dove mi sono soffermato? Mi sono soffermato, quindi faccio così. A Pompei, dove voi sapete, la Bibbia dei Misteri, ci sono tutti questi affreschi importanti che non vanno altro che mettere in evidenza quelle che erano i costumi dell'epoca relativa ai rapporti sessuali. Una cosa è da notare, che nei rapporti sessuali di tipo sia quello di Prassivere che sia questo che andremo a esaminare di Pompei, il corpo
è sempre l'elemento predominante, l'aspetto sessuale, gli organi sessuali sono sempre secondari, invece vedremo nella cultura indiana che si rovescia, loro sembrerà che quella della cultura indiana che così si chiama blasfemi, proprio perché rovescia. E Dionso che legge le regole dell'amore, vabbè, poi andiamo avanti perché sembra che sa se dovete neanche. Quindi facciamo una ma sono belle queste figure, sono stupende, una pittura, sono degli affreschi molto realistici e anche poetici, cioè invitano effettivamente a contemplarle e a pensare, a riflettere su questa realtà di lui. Per quanto riguarda questo di Pompei, Roberta ci fa la cortesia di leggere il banale di Pompei, per avere un'idea di come stiamo andando. Nel 2006 è stato riaperto al pubblico uno degli edifici più visitati di tutti gli scavi di Pompei, il Lupanare, dal latino lupa, cioè prostituta. Il bordello più famoso di tutta la città portato alla luce nel 1862. A Roma e nelle città sotto il suo dominio la prostituzione era pratica molto diffusa e per questo legalizzata. Le donne che esercitavano questa professione non solo venivano registrate, ma dovevano anche pagare una tassa. Inizialmente i lupanari potevano essere aperti solo la sera e dovevano essere costruiti obbligatoriamente fuori città. Alla fine dell'epoca repubblicana, però, i lupanari si erano diffusi talmente tanto che cominciarono ad essere costruiti anche all'interno dei centri abitati. Il lupanare pompeiano presenta piano terra e primo piano, ognuno con ingresso indipendente, collegati tra loro da una scala in legno su cui è stata trovata una porzione di pasta e fagioli mai consumata. Il piano terra era riservato ad una clientela di basso rango, prevalentemente schiavi e liberti. È composto da 5 piccole stanze con porte di legno e letti in muratura. Il piano superiore, invece, era riservato ad una clientela più elevata. Le stanze sono ampie e probabilmente erano arredate con letti in legno. La maggiore attrazione dei turisti, però, sono gli affreschi che si trovano al piano inferiore. Sono dipinti al di sopra degli ingressi della stanza del bordello e illustrano le diverse posizioni erotiche secondo uno stile molto popolare che aiuta a comprendere i comportamenti sociali e sessuali di quell'epoca. Questa documentazione molto importante dei costumi nel periodo di Pompei. Voi vedete, insomma, mi sembra che non c'è bisogno di spiegare, mi sembra più convincente delle parole. Siamo di fronte a quelle che sono le posizioni avevano un prezzo, i clienti potevano scegliere perché c'era questa immagine, dice no, voglio questo, voglio quell'altro e pagavano in base alla scelta. Quindi noi troviamo varie cose che ci danno un po' si vede o non si vede perché si sono rovinato un po', ma l'idea è precisa. E quindi andiamo nell'interno di questo mondo, bello da vedere e anche da riflettere. Qua dopo abbiamo una situazione ancora un po' più complicata a tre, nel senso che a noi veramente siamo in una realtà completamente diversa, abbiamo avuto io ho avuto un'educazione, per esempio, una cosa simile non l'avevo mai sentita, ho cominciato a sentire all'università, ho fatto alcune tecnologie così, non sapevo neanche che cosa stavano dicendo. Cioè, no, non è entrata nella nostra cultura, anche se dopo a un certo punto ho recuperato dal punto di vista nazionale, adesso posso dire che sono d'accordo, estetico. Speriamo che non mi
importante vedere come le persone si soffermano, a riprendere queste immagini che sono così immediate e dicono quello che vogliono, cioè una pittura realistica, fatta bene, anche se era per il mondo. Adesso noi vediamo che ogni tanto ipertesti, tu viaggi, come ti viene in mente, lo attivi, non c'è una razionalità come nel tempo, c'è proprio il viaggio. Adesso noi vediamo, questo che viene dall'India e vediamo che ci siamo spostati nel concetto. Là quello che predominava era il corpo, nel senso che il corpo era l'elemento che doveva più o meno tenere a parte quello che era la sessualità. Invece qua è rovesciato, il sesso è considerato come un elemento importante, quello più potente che ci avvicina alla creazione, quindi ci avvicina alla verità. Allora mettono in evidenza quello che è gli organi sessuali perché sono diventati, il concetto è diverso, sono diventati importanti. Quindi invece ne abbiamo visti come delle volgarità, perché noi venivamo da un altro concetto, dovevano essere più o meno coperti. Qua un'altra volta troviamo le persone che passano per Pompei, infatti la Villa dei Misteri, che è quella che oggi queste affresche si trovano al Museo Nazionale di Napoli. La cosa più importante è che ha avuto tanti successi proprio perché noi vediamo che qualcosa in noi non va rispetto a quello che sappiamo, a quello che ci hanno detto, a me, specialmente nei paesi. Ah, dunque abbiamo la congiura del silenzio, adesso ce lo leggerò bene. Che cos'è la congiura del silenzio? Quello che ci hanno detto, guarda, non parliamo di sesso, non parliamo di queste cose. Io non ho sentito mai mio padre e mia madre parlare di sesso, come avranno fatto? Ma insomma, si sono mangiati. Si sono mangiati senza parlare. Abbiamo l'offerta di un giudizio. Se nella civiltà orientale abbiamo quindi una chiara esplicitazione degli aspetti sessuali dell'amore, nella civiltà occidentale invece abbiamo quella che in tempi recenti è stata definita la congiura del silenzio. Gli aspetti propri della sessualità vengono appunto taciuti, avvolti nel silenzio. In genere l'atto sessuale non viene indicato esplicitamente, ma con un eufemismo, tipo giacere, stare a letto, stare insieme, conoscere, ovviamente in termine biblico, e infiniti altri più o meno allusivi che assumono un significato sessuale solo dal contesto del discorso. Il grado di silenzio varia a seconda delle epoche. Nel mondo greco era meno accentuato che in quello romano, in genere nel mondo classico meno forte che in quello cristiano. E contrariamente a quello che generalmente si crede, nel Medioevo si era molto più espliciti che in età moderna. Forse l'età di maggiore censura è stato l'Ottocento nella cosiddetta età vittoriana. Abbiamo quindi una notevole varietà di situazioni, tuttavia anche nelle epoche più liberali operava una rigida censura. Abbiamo nei miti greci tante situazioni erotiche che scandalizzavano fortemente i cristiani, ma in effetti non abbiamo mai descrizioni di atti sessuali. Adesso diciamo le processioni, i riti fallici si sono mantenuti specialmente in Giappone. Adesso ne vediamo una processione, un'immagine di una processione di oggi. Ecco, vediamo i riti fallici anche in Grecia, anche nei nostri dintorni, dopo vediamo, e che cosa era? Era un inno da un punto di vista maschile, perché questo predominio nel senso maschile c'è un po' dappertutto, non è che noi ce ne siamo liberati, quando lo diciamo, proprio perché lo diciamo, si vede che esiste nell'aria. E quindi c'è questa processione in mezzo al pubblico, come vediamo, di questi riti, falsi, questi riti l'anno scorso, insieme a Stonaggio, che questo in Giappone.
è una delle più grandi poetesse che ha, perché la strada avuta Saffo non ha fatto altro che cantare l'amore sia con i giovani sia con le ragazze, insomma, che è rimasto nell'immaginario collettivo, ma non soltanto nell'immaginario collettivo, è rimasto nella cultura, perché noi conosciamo la maggior parte delle sue poesie, perché altri le hanno riprese, le hanno citato le sue poesie. Quindi questa donna sa una rivoluzione, un qualche cosa del secolo avanti visto, un qualche cosa di incredibile la rivoluzione che ha portato. Se sa parlare, perché prima di tutto apparteneva a una sala abbastanza da rispettare, e dopo perché pure lei sapeva di tutto, di politica, di letteratura, di filosofia, non lo potevano accusare di niente perché, insomma, uno ce ne pensa pure più intelligente, il tempo che hanno potuto fare è di ascoltare e di sentire. E da lei viene fuori il bacio saffico, il bacio tra due donne. Adesso c'è una parte che mi è successa a Bari, vi spiegate a Bari. Allora, stavamo parlando a Bari, quando parlo di Lanciano, e dice, ma professore Nico, tu che cosa fai quest'anno? Io devo fare una detti, vi spiegate. Pure la Bari dice, no Nico, non le spiegate, ma che funziona, le cose non è che mi convincono tante. Allora, parlando di che cosa si tratta di spiegare, da puri, sessuali, queste cose qua, un signore ha detto, ma guarda che questa è un'interpretazione errata, perché gli sfigati si riferisce agli alberi, nel senso che i frutti degli alberi sono al femminile, e quando sono arrivati al fico danno un chilo di fiche, il problema diventava complicato, e così hanno detto danno un chilo di fichi, cioè hanno cambiato il senso, però volevano dire che lo sfigato è uno senza fichi. La questione poteva sembrare che poteva andare così, ma siccome c'erano altri gruppi ben aggredito, perché erano andata, ritornavano da Genova e erano andati adesso, quest'anno c'è stato il Festival del Porto, no? E questi erano stati alcuni giorni, erano stati là, e uno riferisce, ma guarda signore, che per sfigare significa, non c'è la parola travista, significa uno che non ha la figa, sfigata è essere privativa di che cosa? Di un elemento importante della vita. Quindi, diciamo semanticamente significa questo, che tu sei sfigato perché ti manca un elemento così importante. Però diceva, c'è pure un altro problema, nel senso che quando una donna dice a un'altra donna sei una sfigata, poi il problema non funziona più, perché tutto si può dire tranne che una donna non abbia la fiducia, diceva questo qua, quindi il problema è il contrario. Che cosa si dovrebbe dire? Che la donna, secondo la semantica, dovrebbe dire all'altra donna sei uno scazzato, nel senso che parallelamente quindi è un altro aspetto. E la barbista che ci ha sentito, siccome si interessava più di economia, che mi sa che ha detto, guarda, come lo spiego io questo fatto? Si è interessato, dice, guarda che voi, questo non mi interessa l'economia, ma gli oggetti hanno un valore d'uso e un valore di scambio. I vocabili sono così, non è un valore che. Voi mi dovete dire, tra il cazzo e la figa, chi è che ha un valore di scambio? Il cazzo oppure la figa? Perché abbia un valore di scambio è soltanto la figa. Quindi è inutile che voi pensate, maschietti, di poter uscire al di fuori di questa concezione che siete assoggettati. Tanto è vero che una bella manifestazione, una cosa è bella che si dice che è una figata. Invece una cosa non vale niente, si dice che è una cazzata. Allora, noi siamo veramente così. Ha detto un giovane che stava là, la frase è ancora più, ha detto vi siete afflosciate come un cazzo. No. E così è finita questa conversazione nel bar, e io l'ho voluto riportare perché non è che cavolo di tutti i giorni per portare, lo voglio introdurre perché mi sembrava che la discussione era nata perché avevo fatto gli spiegati, ma perché questi avevano seguito il festival della pornografia a Genova.